Partiamo, se per te ok, sul concetto di autostima. Che cos'è l'autostima? Sì. Ok, dunque ho visto che ci sono, cioè quando mi sono documentato per scrivere il mio libro sull'autostima, ho visto che ce ne sono tantissime definizioni, cioè si sarebbe potuto scrivere anche soltanto un libro di definizioni, no? E alla fine, però non è semplice definirla in un modo che sia, come posso, cioè che possa essere anche utile per, no? Per sapere come trasformarla, come potenziarla. Secondo me, dunque, con l'autostima possiamo intendere prima di tutto un insieme di opinioni che abbiamo su noi stessi. Non è una singola opinione, poi lo specificheremo anche meglio dopo, ma non è un monolite, una cosa fissa, no? Come un quadro, quello è, quello resta. No, ce ne sono tanti, abbiamo tante rappresentazioni di noi stessi e in tanti ambiti diversi. Magari possiamo avere un'autostima molto forte circa quello che facciamo nel lavoro con gli amici, magari è molto più bassa circa le nostre qualità come partner o come, non so, membro della nostra famiglia. E quindi, prima di tutto, è una cosa complessa, ecco, fatta di molte sfaccettature. E, a me poi piace definirla anche in un modo che, sai che ci sono, no? Tre modalità principali di percepire il mondo, no? E di interagire col mondo, no? Quella più visiva, quella più auditiva legata alle parole, ai suoni, e quella più legata, no, alle sensazioni corporee, alle emozioni. A livello visivo, direi proprio, cioè l'autostima è come noi ci vediamo, no? Una sorta di specchio in cui noi vediamo riflessa la nostra immagine. E come la nostra immagine corporea è diversa di giorno in giorno. Se ti svegli che hai dormito male, non ti vedi tanto bene. Se ti svegli che hai fatto, non so, un'ottima dormita, oppure ti specchi un attimo, no, che ti stai facendo, che so, bello per, non so, uscire con la ragazza, già ti vedi con tutti gli altri occhi, no? E questo a livello visivo. A livello uditivo è una cosa di cui parlo molto nel libro, l'importanza di quello che tu dici a te stesso, quindi prima di tutto nella tua mente, ma anche di come parli di te con gli altri. Ad esempio, molti pazienti già dalla prima seduta, comprendo che hanno un'autostima molto bassa e che bisogna essere rinforzata per quello che dicono, en passant, no? Dicono, eh sì, sono sempre stato, che so, un debole su questo, sì, sono proprio... Su questo sono sempre stato, che so, sfigato, perdente, eccetera. Sono tutti, ti danno un segnale sull'autostima. A livello più, ecco, cinestetico, quello che sento di me, no? Cioè, se io chiedessi a una persona, ma tu quanto senti di valere? Secco, dimmelo proprio dopo 1 o 2 secondi. Se una persona, ad esempio, subito si sente un po', come dire, abbattuta, va un po' giù, mi sta comunicando che non è molto, come dire, molto a suo agio con se stessa, no? Un'altra persona invece la potrei vedere che tira indietro le spalle e, come dire, che entra a contatto con un'emozione positiva. E diciamo l'autostima la possiamo vedere come questo, come dire, questo insieme, no? Di livelli. A me piace anche poi definirla tramite metafore, perché le metafore hanno un potere particolare, no? Io nell'incipit del mio libro ho utilizzato una frase di Gibran, che è un poeta libanese che adoro, autore del Profeta, che dice: tanti uomini, no, credono di dover fare viaggi lontani per trovare un tesoro e non si rendono conto che sono già in possesso, no, di un tesoro. Ecco, una persona che ha autostima è una persona che ha compreso che il suo tesoro è lei stessa.